Tra tutti i sour, secondo me il migliore rimane sempre in assoluto il whisky sour, ma uno dei più richiesti è l'amaretto sour, talvolta chiamato anche Disaronno sour perché prende il nome dall'amaretto più famoso che ci sia in commercio. L'amaretto è un liquore molto dolce dai forti sentori di mandorla, anche se all'interno non per forza deve essere mandorla, perché quel sentore può derivare dai noccioli anche di altri frutti e contiene anche delle erbe e spezie. Il tenore zuccherino di questo liquore è alto, quindi questo drink lo andremo a bilanciare sì come un sour, ma mettendo un pochino meno zucchero. Ho già fatto un articolo con video molto approfondito su come si prepara i sour e che cosa sono i sour e lo trovi all'interno di cocktailengineering.it, così come tanti altri video su sour, come per esempio vodka sour e le sue varianti o appunto il whisky sour. Nella lavagna vedi immediatamente due versioni di amaretto sour, una che ho chiamato Basic, che è quella più tradizionale, e quella di Morgenthaler. Morgenthaler è un bartender americano, un grande mentore del bartending mondiale, che secondo me, ma non solo secondo me, ha perfezionato ed elevato questa ricetta e poi ne parleremo. Partiamo però analizzando la ricetta Basic, che è 50 vedi 50 ml di amaretto, 30 ml di succo di limone fresco, 10 o 15 ml di sciroppo di zucchero. Ti suggerisco di stare magari un pochino più verso il 10, però anche 15, se sei uno di quelli a cui piace il dolce, non ci sta male. E i classici 10 ml di albume d'uovo pastorizzato. Potrai sempre scegliere di andare a sostituire l'albume d'uovo pastorizzato con un altro spumogeno, come per esempio l'acqua fava o quei nuovi prodotti che si utilizzano a gocce che sono di origine vegetale e danno un'ottima sciuma. Questa cosa l'ho trattata all'interno dell'area pro di cocktailengineering.it. Ho fatto diversi test e diversi studi su come questi prodotti lavorano nei cocktail. Vatteli a vedere, ma secondo me l'albume o al limite l'acqua fava rimangono insuperabili perché creano una crema molto, una sfuma molto fine, molto sottile, molto compatta, che comunque rimane abbastanza umida. Questi altri prodotti invece tendono a dare una schiuma leggermente più secca. Sono dettagli, ok, però valutate voi sempre quello che preferite. Direi di andare a preparare in contemporanea questi due drink. Ma come prima cosa devo fare apparire il secondo shaker che mi sono dimenticato là dietro, là sopra, e adesso Matte me lo allungherà da davanti e apparirà magicamente. Eccolo qua, perché voglio andare a preparare entrambi i drink. Lo andremo a servire in un tumbler basso con ghiaccio, che vado già a tirare fuori dal freezer con un unico chunk per andare a limitare quella che è la diluizione secondaria. Lo tiro dal freezer fuori un po' in anticipo perché così facendo il ghiaccio potrà arrivare a una temperatura più vicina allo zero e non creparsi quando vado a versare il drink. Quindi appoggiamo già qua i nostri due bicchieri. Vi ricordo, e questo è un errore che vedo molto spesso fare dai bartender, benissimo usare dei chunk di ghiaccio belli grossi perché rallentano e diminuiscono la diluizione secondaria, ma proporzionateli sempre al bicchiere. Si vede molto spesso utilizzare dei video che girano su Instagram, TikTok, di queste persone che tolgono il chunk e poi di drink ce n'è veramente troppo poco. Ecco, lì non è stato proporzionato il bicchiere al chunk. Comunque, torniamo a noi e andiamo a preparare i nostri due amaretto sour. Quindi mettiamo ghiaccio. Vi ricordo che quando dovete fare dei sour non serve utilizzare tanto ghiaccio, perché il ghiaccio deve muoversi e far muovere il liquido e permettere di inglobare tanta tanta aria, altrimenti il drink risulterà con una schiuma non sufficiente. Partiamo con l'amaretto sour e andiamo a versare 50 millilitri di amaretto, mentre nella versione di Morgenthaler lo andiamo a ridurre, ne andiamo a mettere 30 millilitri. Questo secondo me sarà anche un pochino più bilanciato dal punto di vista aromatico e gustativo, al di là della dolcezza. Nella versione di Morgenthaler, quei 20 ml di amaretto in meno, poi l'ho ribilanciata come piace a me questa ricetta, vengono sostituiti
da 20 millilitri di whisky bourbon. Io colgo l'occasione per andare a utilizzare uno dei miei whisky preferiti, che è, per quanto abbastanza ignorantello magari per alcuni, che è il Jack Daniel's Bonded. È la stessa ricetta, per capirci, dell'Old Number 7, però è un bottled in bond. La Number 7 risponde a due dei tre requisiti per essere un bottled in bond, però non può chiamarsi così perché gliene manca uno. Invece il bond ha anche il terzo, che è quello di essere imbottigliato al 50% di alcol. Quindi bottled in bond Jack Daniel's ha un 50% di alcol, abbastanza potente, e risolve due grandi problemi dell'amaretto sour. Il primo, questa nota di amaretto molto presente, quindi va a dare più struttura e più corpo, a ridurre questa sensazione di mandorla e a dare anche un pochino di secchezza. Quindi bilancia il drink in maniera molto migliore. 20 millilitri. E poi i drink li andiamo a completare più o meno nello stesso modo. 30 millilitri di succo di limone, in quello con il solo amaretto metto 10 ml di sciroppo di zucchero, mentre in quello con il whisky ne vado a mettere 15. Scelta assolutamente personale. Ricordatevi che lo zucchero è un po' come il sale: entro certi limiti ci si può giocare per andare a trovare quello che è l'equilibrio perfetto personale. È chiaro che poi metterne troppo, troppo poco, il drink non sarà equilibrato, come mettere tanto sale o troppo sale nella pasta. Misceliamo e assaggiamo l'equilibrio e facciamo la stessa cosa per quello di Morgenthaler. Secondo me, eccezionale. Ci manca ora l'albume d'uovo pastorizzato. 10 ml sono più che sufficienti. E andiamo a effettuare una dry shake nel primo. Immagino che tu lo sappia, la dry shake serve per emulsionare e far entrare aria all'interno dell'albume e rendere il drink più schiumoso. Si può fare anche in reverse, ovvero farla dopo la shakerata. Anche qui mi si è triggerato il cocktail engineering e all'interno dell'area pro ho messo in comparazione dry shake, reverse dry shake, no dry shake o l'utilizzo dell'aerolatte o del mixer a colonna, andando a valutare lo spessore della crema che si crea, la sua consistenza a parità di quantità, la temperatura del drink e altri parametri tecnici per avere ben chiaro effettivamente cosa succede. Una paletta di ghiaccio scarsa e shakeriamo vigorosamente. Non preoccupatevi di rompere il ghiaccio, poi andremo in double strain, e anche sul raffreddamento e la diluizione, anche su quello ho fatto dei video, andateveli a vedere, ma non ce ne dobbiamo preoccupare. Velocemente andiamo in double strain, non fate attaccare la schiuma al ghiaccio, se shakerate lo lasciate lì, poi la schiuma si attacca e non viene giù bella corposa. Vedete che il double strain non serve solo a rimuovere le scaglie di ghiaccio, i pezzettini di limone, ma anche a rendere la schiuma molto più compatta. E vedrete che piano piano questo drink si andrà a stratificare, creando un bel cappello. Finiamo sempre i sour con un twist di agrume. Io adesso utilizzo il limone, ma con l'amaretto sta molto molto bene anche l'arancia. Possiamo fare un twist da più vicino per dare più oli. Il twist da lontano io lo faccio solo nel martini per dare i profumi più leggeri e non coprire il sentore di gin. Lo appoggiamo un attimo qui e andiamo a preparare la versione di Morgenthaler. Anche in questo caso dry shake e shakerata con ghiaccio.
Andiamo a versare in double strain anche la versione di Morgenthaler. Anche in questo caso, twist di limone. E abbiamo i nostri due amaretto sour. Esteticamente si presenteranno allo stesso modo. Andiamo però ad assaggiare e a fare una prova dell'assaggio. Questo ha forti sentori di mandorla, appunto si sente tantissimo questo amaretto, ma comunque il suo bilanciamento dolce acido è veramente incredibile. Quello di Morgenthaler è invece più secco, più strutturato, con questa nota di mandorla accompagnata da questa nota di cereali del whisky e questa nota di botte che è veramente veramente interessante. Secondo me un drink insuperabile. Tenete conto però di una cosa, considerata la diluizione, l'amaretto sour tradizionale ha circa 9 gradi, mentre quello di Morgenthaler, almeno in questa proporzione, ne ha, mettiamo sempre un circa perché poi dipende dal vostro bilanciamento, dal whisky che usate. Da se non si vede, sposto un attimo le cose così le potete vedere. Quindi circa 9, dipende da tanti fattori, dipende da quanto shakerate, la diluizione che date. Noi consideriamo sempre un 50 ml di liquido con la diluizione e poi ovviamente partendo da più o meno questo bilanciamento. Poi diamo sempre anche una arrotondata, quindi non sono mai valori spaccati e rigidi. Potete servirlo anche in coppa, potete servirlo in un tumbler alto con ghiaccio, con tanti cubi, con un chunk, come preferite, ricordatevi il twist. Se volete invece fare dei twist sul, non inteso come scorze, ma delle variazioni su questo drink, potete sbizzarrirvi. Potete al posto di utilizzare del bourbon andare a utilizzare un altro distillato. Un altro che funziona molto bene, da un profilo completamente diverso, è il rum giamaicano. Ma attenzione, vi darò una marca, utilizzate Appleton. Utilizzate Appleton perché rispetto ad altri, mi viene in mente Myers, è un rum secco, mentre Myers è un rum dolce. L'Appleton dà tutto un altro risultato su questo drink. Potreste osare anche con un giamaicano overproof a 63 gradi, che verrebbe una cosa eccezionale, ma veramente un bar spoon. 5 millilitri al massimo, ecco, 3 millilitri un bar spoon, 5 millilitri al massimo e dà questa nota erbacea e fresca veramente incredibile. Oppure andare a giocare sullo sciroppo. Volete farlo ancora più morbido, uno sciroppo di vaniglia, volete farlo speziato, fatevi uno sciroppo di spezie, cannella, pimento, pepe, chiodi di garofano e chi più ne ha più ne metta. O perché no, questo mi è appena venuto in mente ma non so se l'ho mai fatto, anche uno sciroppo erbaceo con qualche erbo spezia mediterranea potrebbe funzionare, ma provate partendone da uno abbastanza blando oppure facendo un blend 5 ml, che ne so, di sciroppo di lavanda, 10 ml di sciroppo di zucchero. Come sempre, attenzione se utilizzate degli sciroppi industriali, non tanto perché siano per forza cattivi, quanto perché molto spesso sono molto molto più potenti nell'aroma di quelli homemade, quindi vanno tagliati, altrimenti rischiate di fare un profumo. Dall'amaretto sour tradizionale e quello di Morgenthaler è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo di iscrivervi ai canali se non lo avete fatto, che sia Instagram, YouTube oppure all'area pro di Cocktail Engineering, e se volete diventare dei super nerd della miscelazione, c'è sempre il mio master Homemade Pro. Ciao!